Messaggio dal dottor Wu. Bentornati signore e signori su un nuovo episodio di Jurassic Park Operation Genesis. Sta per venire Jurassic World, ma non è vero che è Jurassic World in testa. Allora, nello scorso episodio avevamo appena aperto il parco e abbiamo speso un fracco di soldi per anche meglio, per creare i nostri primi dinosauri e per aprire ovviamente il parco. Allora, in questo episodio vorrei sviluppare moltissimo il reparto scientifico. Questo sarà un episodio dedicato completamente al reparto scientifico e al reparto fossili. A proposito di fossili, no, non abbiamo niente. Però mi ricordo che avevamo una squadra in più che avevamo preso lo scorso episodio per sbaglio. Allora, qua abbiamo i nostri due bei ceratosauri. Come vedete non è una grande grafica rispetto a Jurassic World Evolution, però in questo episodio potremmo fare ben poco perché abbiamo pochi soldi e cercherei di aumentare un po' i prezzi. Ad esempio qui potremmo fare, grazie allora, per essere passato, sandwich, no, aumenta un po' il dino dog. Messaggio urgente dal cane dinosauro Dino Dog. Che è? Abbiamo due messaggi. Allora, aggiornamento: i tuoi scienziati hanno completato la ricerca relativa a zecche, assegna loro un nuovo campo di studio. Che cosa dobbiamo fare adesso? Allora, facciamo questo. Che costa poco. Ceratosauro, ragazzi, ceratosauro ci serve, così splendido. Estraiamo più DNA, aumentiamo la percentuale e il nostro dinosauro potrà vivere di più. Allora, che succede? No, ha eliminato il coso! No! Messaggio no. Dal dottor Graham. Ragazzi, qui è pieno di zanzare, sono in camera mia con la finestra aperta. C'è praticamente tutto buio e arrivano lo stesso le zanzare. Mamma mia! Chi è che ha progettato queste bestie del demonio? Cosa servono alla natura? Degli animali che succhiano sangue? A rompere le balle. Allora, ceratosauro 87%, sì, perché. Allora, se non sbaglio, in base, se c'è un osso solo contiene pochissimo di cosa dobbiamo fare? Di, come si dice, di DNA. Se si incontra la cassa toracica di livello medio, se si va invece a incontrare e prendere proprio un teschio o dell'ambra, sono praticamente quasi di livello 5, praticamente di livello massimo. Il problema è che a differenza di Jurassic World Evolution, quando te prendi l'ambra non sai che dinosauro c'è dentro, quindi potresti fare delle stazioni inutili. Devi capire se è il DNA di dinosauro, mi scusi. Allora, l'estrazione del DNA è stata completata dal genoma di ceratosauro e ora vedete. Non me l'hai già fatta sentire. Allora, cosa dobbiamo fare? Adrosauro 69%. Se non sbaglio 87%, può già vivere qualche metro, infatti già un anno. No, siamo messi bene, il problema è che costa $2,100 di esemplare, è tantissimo. I dinosauri purtroppo infatti sono già 10 mesi, quindi tra 6 mesi ci toccherà di farli. Credo che ci sia un problema, uno dei nostri visitatori si è appena andato senza poter vedere i nostri dinosauri. Che cosa vuoi che facciamo? Se è cieco non è mica proprio niente. Vedete, questo già è questo dinosauro è, vale già una stella, però come resto fossile dovrebbe valere 5, quindi splendido. Dovremmo andare verso l'80% di DNA. Si può volare, sì che si vola, dai, andiamo ragazzi, e se vola qui siamo a Bergamo, messaggio dal dinosauri bergamaschi qui, guarda qualche roba, i dinosauri bergamaschi, porca di quella ciccia, non posso dire l'altra parola perché se no non sono family friendly. Dove sono gli altri dinosauri? Ah già, ovviamente i dinosauri si spaventano. Vecchia piede spaventese, sono dinosauri. A proposito, allora, dinosauro. Oh, ancora. Che stai? Ancora dinosauro. 83%. Se vuoi dare un'occhiata a questo. Allora, attrazioni. Questo. Rapporto prestazioni. La valutazione del parco è aumentata di mezza stella. La fama di Jurassic Park si sta diffondendo.
Mamma mia, guarda, guardate qua le zanzare, non è possibile. Bestie del demonio, letteralmente. Allora, leggo un pochettino. Attenzione, abbiamo un visitatore. Ad esempio, qua si possono selezionare i visitatori. Fammi un po' vedere Laura de. Laura. Lauren de. Da. Ota. Ota. Che cavolo di paese è, Uta? Non so voi. Attenzione, abbiamo del ceratosauro. Però io vorrei dello stegosauro. Ma non avere un nuovo dinosauro. Cioè, non mi disturbo. Vedete, qua abbiamo informazioni verso le abitudini del dinosauro. Estrai e vendi. Io andrei sempre su estrai, perché se si Nessun ha il problema. genoma completo possono vivere molti anni dei dinosauri. Una delle nostre ricerche ha scoperto le Che resti cosa di possiamo dinosauro. fare? Ammazza, sta spolpando quei siti. Ok. Senza visto non essere dinosauri. Ma abbiamo due Puoi specie! sostituirmi, vado a Non bere è che qualcosa. hanno tanta strada da fare. Dove. Messaggio dal dottor Wu. Allora, signor Wu, cosa vuole? Il genoma di Ceratosauro è ora del 96%. Grazie! Mamma mia, estrazioni a go-go, come niente fosse, ragazzi. Come niente fosse. Pastorizi di ottima qualità, carne. Si può sapere che stai pensando? Genoma di Ceratosauro al 100%, ragazzi. Abbiamo tutti e due i genomi al 100%. Beh, ragazzi, so che si è fatto poco questo episodio, però siamo limitati coi soldi. Magari il prossimo episodio cercherò di iniziarlo con molto più denaro, perché in quanto visto con poco denaro si può far poco. Però abbiamo già sviluppato molti vaccini, abbiamo costruito una nuova attrazione. Messaggio da John E Hammond. arrivano le tempeste. A proposito, non vi ho fatto vedere una roba. Abbiamo un meteo qua. E già da questo c'è il tornado. Abbiamo un prossimo episodio con i fiori. Stiamo procedendo veramente molto bene. Con 7 esemplari, già 23 ospiti. Speriamo il prossimo episodio di sbloccare un nuovo sito. Ragazzi miei, cari paleontologi e paleontologhe, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!